pensanti, il servizio. È stato reso noto il programma ufficiale dell'evento denominato Primo Maggio Auto-organizzato, musica e confronto per i diritti negati, in programma nella giornata proprio della festa dei lavoratori al Parco Archeologico di Taranto. Si comincia al mattino con i dibattiti, poi dalle 14 il cosiddetto concertone. Valentina Castronuovo per il comitato organizzatore dei cittadini e lavoratori liberi e pensanti. Si comincerà alle 10, alle 10 ci sarà appunto questo dibattito che è un momento di vitale importanza per questo primo maggio di lotta tarantino, dibattito con realtà locali e nazionali che stanno giungendo a Taranto proprio per questo motivo e per portare il loro sostegno, oltre che per confrontarsi. La tematica sarà appunto quella della crisi del mercato del lavoro, affrontata da tutte le realtà nazionali proprio perché è un problema abbastanza trasversale. Sempre dalle ore 10 ci sarà appunto un'area market artigianato dove artigiani locali esporranno quello che producono quotidianamente anche per valorizzare arte e mestieri che purtroppo sono stati un attimino messi da parte dalla grande industria. Sempre dalle ore 10 un'area importantissima che è quella dei giochi, dei laboratori per bambini curati da Taranto Supporters e dall'Arci Ragazzi. Dalle 14 si apre appunto il cosiddetto concertone, aprono gli sul Sound System, non svegliamo assolutamente la scaletta, vi diciamo soltanto che concluderemo proprio in bellezza perché Fiorella Mannoia salirà sul palco come ultima presenza femminile di questo primo maggio a Taranto. Tra i testimonial e promotori dell'evento l'attore tarantino Michele Riondino, il quale auspica che soprattutto attraverso i dibattiti programmati ci sia un riavvicinamento tra le varie anime della città. Si torna a parlare di lavoro, si torna a parlare di diritti e soprattutto di diritti e di lavoro che mancano. Siamo stati abituati in questi ultimi anni ad aspettare questa giornata come una giornata solo ed esclusivamente di festa musicale. Noi invece vogliamo unire la musica perché resta e deve restare una festa, però di unirla al confronto, al dibattito politico, al confronto anche tra le varie realtà che a Taranto soprattutto hanno avuto sempre modo di anche remarsi un po' contro, no? Ma questa è la bellezza della democrazia e della protesta che coinvolge in maniera positiva, mi va di sottolineare, varie realtà. Noi cercheremo nella mattina del primo maggio di creare ponti di unione tra le varie realtà che hanno avuto modo di avere confronti anche accesi durante i mesi della protesta.